Allora, buon pomeriggio a tutti. Io francamente non avevo capito fosse così, cioè così. Poi non so nemmeno spiegarmi che cosa vuol dire così. Troverò un senso e poi... No, perché mi chiama la maestra, mi viene e mi fa... La conoscete, no? Quindi potete immaginare. Io capisco che era caduto il muro di questa biblioteca con la scuola costretta a spostarsi in un altro luogo e quindi mi fa, senti, quanto costa? Che non lo so, devi venire. E dico, senti, ma se dobbiamo inaugurare una biblioteca io vengo senza una lira perché non si può dare un contributo a una biblioteca per ragazzi che viene ricostruita in un luogo che è anche il mio luogo, perché Rio Nero è anche... Io sono lucano, sono di Potenza, quindi io sono anche un rionerese. E allora ho detto, senti, io vengo così e ti porto in dono anche dei miei libri, perché vorrei che, insomma, la biblioteca fosse ricca anche dei miei testi. Per cui faccio a Milena la consegna ufficiale di due miei testi. Siete testimoni, cioè... E niente, e poi sono qui per raccontarvi delle storie, perché molte delle cose che a mio avviso accadono in questo tempo sono legate al fatto che abbiamo smesso di raccontarci le storie. E soprattutto molti dei muri che alziamo in questo tempo vengono alzati perché dentro i luoghi, a partire dalle mura domestiche, nessuno racconta più le storie a nessuno. Giro l'Italia perché mi chiamano a raccontare appunto le storie tratte dai miei libri, ma poi la mia fortuna è quella di essere chiamato per raccontare le mie storie e poter raccontare le storie degli altri che io ho amato tantissimo. E ai bambini, quando sono in giro per l'Italia, faccio delle domande prima di cominciare, che sono sempre le stesse. La prima domanda che faccio è: bambini, ma può alzare la mano chi di voi a casa ha qualcuno che gli racconta le storie? E vi garantisco che la stragrande maggioranza dei bambini non alza la mano. Poi io faccio: bambini, facciamo così, qualcuno di voi, nel rispetto di quello che accade davvero nelle proprie case, può dirmi chi di voi ogni tanto spenta la TV, spento il cellulare, qualunque cosa, che per me non sono il mostruoso, ma sono dei pezzi di mondo, si mette da solo e sfoglia delle storie, dei libri che gli sono particolarmente piaciuti? E qualcuno alza la mano. Poi faccio una domanda che qui non faccio, perché faccio una domanda che, cioè, lancio una domanda che poi rimane così come impegno agli insegnanti, ai genitori, che è questa: ma perché? Perché ci raccontiamo le storie? Perché in un tempo come il nostro, a distanza di migliaia di anni dai primi fuochi, dalle prime storie, continuiamo a chiederci il senso delle storie, a chiederci le storie? E i bambini iniziano a parlare, a rispondere, per divertirci, per imparare, per conoscere, tante cose meravigliose. Ma la cosa più importante è quella che vi sto per dire, che è un po' quello che sta accadendo oggi in questo luogo, a Rio Nero in Vulture, che è uno dei tanti luoghi del mondo. C'è una popolazione sudanese che vive nei villaggi di capanne, che una volta a settimana nella piazza del villaggio si raduna per accendere un fuoco altissimo. Poco alla volta tutti gli abitanti del villaggio vanno nella piazza e si dispongono, si siedono, come fate voi oggi, intorno a questo fuoco. C'è un enorme silenzio, gigantesco. Qualcuno racconta che con quel silenzio
si potevano ascoltare i passi degli uomini che scendevano dalla montagna lontana. E poi, in mezzo a quel silenzio, uno dei presenti si alzava per dire agli altri: adesso vi racconterò una storia. E tutti quelli lì presenti in coro rispondono: Namun, che vuol dire d'accordo. Poi il narratore prosegue e dice: attenzione però, perché non tutto ciò che io vi sto per raccontare è vero. E tutti quelli che sono lì presenti rispondono in coro dicendo: Namun, va bene lo stesso, racconta una storia. Non tutto ciò che vi racconterò è falso. Namun. E cominciano le storie. Perché? Perché al di là del fatto che siano vere o false le cose raccontate dalle storie, qualcuno continua a dire Namun. Per il motivo della mia prima domanda. Quando ci raccontiamo le storie, facciamo la cosa più semplice e pure più complicata di tutti i tempi. Ci ritroviamo insieme a condividere uno spazio e un tempo. E in questo spazio e in questo tempo, con la parola che viaggia, impariamo a costruire la cosa più semplice eppure più complicata di questo tempo, dei legami. Chi si racconta le storie impara a costruire dei legami. 100 anni fa nasceva Rodari. Diceva Rodari che alcuni bambini, quando dovevano raccontare il senso delle storie che gli erano state raccontate, non sapevano nemmeno che cosa gli avevano raccontato. Perché? Perché per loro era meravigliosa l'idea che un genitore, bloccato dalle parole e dei racconti, stesse lì a farsi godere dai bambini. E allora non mi spaventa il fatto che non ascoltando le storie non imparino le cose. Ognuno di loro costruirà un sapere, diventerà un bravissimo meccanico, un operaio, un artigiano, uno scienziato. Mi spaventano le solitudini che alimentiamo a partire dalle nostre case, perché in quelle solitudini si proprio germogliano tante paure. E nella paura l'altro fa sempre più paura. Quindi adesso io vi racconto una storia, ed è l'unica che vi potrò raccontare oggi pomeriggio, perché purtroppo poi dovrò andare via e dovrò tornare a Potenza, dove mi aspettano i miei bambini, a cui ho promesso proprio oggi di accompagnarmi per una partita di calcio. E quindi niente, penso che sia giusto fare quello che io farò da papà quando terminerò qui. Allora vi leggo due cose. La prima viene fuori dall'ultimo mio libro, che si chiama Viaggi terrestri, marini e lunari del barone di Munchausen. Vi leggo delle rime finali, che sono delle rime di desiderio, delle rime in cui qualcuno sogna di mettere il mondo a capa sotto, come direbbe una Potenza. Ma si sente là dietro? Si sente? Dopo lo prendo, ma adesso ve le leggo così queste rime. Ok? Microfono. Tu alto, non mi senti così. Senti, ne conosco uno bravo. Vorrei che sulla luna sia capovolto il mondo, sia sazio chi digiuna, chi è in alto tocchi il fondo. Chi vince sia un po' afflitto, chi striscia impari il volo, che esulti lo sconfitto e il cielo abbia il suo moro. Vorrei che sulla luna si vive il paradosso di stare su una duna come sul mare mosso. Diventi tanto il meno, si pianga nella pioggia, nel vuoto ci sei il pieno,
e cada chi si appoggia. Vorrei che sulla luna non sia solo un godere, come da una tribuna il tuffo di un portiere, che tutto sia più lieve e anche più gentile, come cade la neve di sera nel cortile. Vorrei che sulla luna, il luogo di ogni sogno, non capiti a nessuna vita di aver bisogno di ancora un'altra luna per ritrovare la pace, come in una laguna l'acqua che in grazia tace. Vorrei che sulla luna chi già conosce il pianto peschi nella laguna le trame di un incanto. Dal barone di Munchausen. E adesso vi racconto una storia che non è la mia, ma penso che in questo tempo sia la storia più incredibile che sia mai stata scritta. C'erano un tempo Zeus e Hermes, li conoscete? Sì. Zeus era il re degli dèi, Hermes era il suo messaggero. In un paese, lo racconto sempre, vicino Potenza, a Sant'Angelo dei Fratte, faccio la domanda ai bambini e mi risponde un primo bambino che mi dice, quando io chiedo chi era Zeus, un boss, fa lui. E dico, va bene, giusto, ma se Zeus era un boss, Hermes chi era? Salzi un bambino con gli occhi già felici per la risposta e fa, un bustino. Hermes era il postino, giusto. C'erano una volta Zeus e Hermes, erano in un pomeriggio assolato nella loro abitazione sull'Olimpo e non sapendo cosa fare a un certo punto si alzano. Hermes va incontro a Zeus e gli dice, senti, ma perché non ci mettiamo in cammino? Mettiamoci in viaggio. E Zeus gli chiede, sì, ma dove andiamo? Hermes gli propone di andare in mezzo agli uomini per metterli alla prova. Prende una veste, Hermes, la dà a Zeus, gli chiede di indossarla. Zeus la indossa e poi si mettono in cammino. Sono le vesti che venivano utilizzate da tutti gli andanti. Camminano, 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 a un certo punto entrano in un villaggio, in una regione della Grecia che si chiama Frigia. Arrivati in questo villaggio, vanno vicino alla prima abitazione e fanno così. Chi è? Porta aperta. Signore, buongiorno, siamo due viandanti e arriviamo da molto lontano. Abbiamo fame, abbiamo sete. È possibile mangiare e bere qualcosa da voi? Mi dispiace, abbiamo appena terminato ogni cosa, tornate domani e vi sarà concesso. Porta chiusa. Porta successiva. Chi è? Signore, buongiorno, siamo due viandanti e arriviamo da molto lontano. E il nostro corpo, le nostre gambe sono fiacche e stanche. È possibile riposare da voi? Ci dispiace, ma in questo momento i nostri letti sono tutti occupati dai nostri bambini. Tornate domani e vi sarà concesso. Porta chiusa. E vanno avanti così, fino a quando in fondo al villaggio i due non vedono una capanna, le pareti di piuma e i tetti di paglia, di canne. È qualcosa di davvero fragilissimo. Quel giorno tira vento e la porta che è aperta si muove vertiginosamente. Loro hanno paura che quando andranno a bussare tutto possa cadere. E allora, quando vanno vicino a quella porta, bussano. Ma piano. E alla porta arrivano due persone. Sono marito e moglie. Si chiamano Filemone e Bauci. Aprono la porta, chiedono chi è. E lì davanti qualcuno gli dice, signore, buongiorno, siamo due viandanti e arriviamo da molto lontano. Abbiamo fame e abbiamo sete. È possibile mangiare e bere qualcosa da voi? E i due rispondono, voi siete benvenuti, ma sappiate questo, noi siamo molto poveri. Se per voi va bene, il poco che è nostro diventa di tutti, altrimenti non sapremo cosa fare. I due si guardano velocissimamente negli occhi, ma per loro va bene. Entrano dentro casa, si siedono. Filemone e Bauci vanno nell'orto, prendono quello che l'orto quel giorno gli ha dato.
è un pomodoro, di manzana, non lo so, mettono sul tavolo, dividono e mangiano tutti. Poi due chiedono di riposare perché sono stanchi e un letto in quella casa c'è. Anche quel letto è povero come quella capanna. È un intreccio di rami, di piume, di paglie. Ci si può stendere per riposare. Non è il massimo della comodità, ma si può fare. E due vanno a dormire. Passa del tempo, non si sa quanto tempo. Un giorno, forse due. A un certo punto i due si svegliano, sono finalmente riposati. Si mettono in piedi, vanno di fronte a Filemone e Bauci e dicono: adesso dovete ascoltare quello che sta per succedere. Quel giorno tirava vento, ma il vento all'improvviso diventa ancora più forte, diventa terribilmente forte, spaventoso. E dopo il vento arriva un boato. E dopo il boato, sotto i piedi di Filemone e Bauci inizia a tremare la terra. È appena arrivato un terremoto devastante. Filemone e Bauci escono fuori dalla capanna, guardano intorno e mentre guardano intorno vedono che il terremoto sbriciola e riduce in polvere tutte le case che non lo hanno accolto, che non li hanno accolti. Cade ogni cosa e ogni casa tranne una. Quale? Tranne la capanna di Filemone e Bauci, che sono sorpresi, meravigliati, spaventati. Ma per loro non c'è nulla da temere. È arrivato per loro il momento di sapere. Filemone e Bauci tolgono le vesti che avevano indossato fino allora, le mettono da parte e dicono: voi non avete accolto due stranieri, voi avete accolto due divinità. E mentre tutti quanti gli altri sono stati puniti, voi sarete premiati. Ora, lì c'è una biblioteca. Quando andrete a leggere le storie di Ulisse, imparerete che quando bussava uno straniero alle porte, prima entrava e mangiava, poi doveva dire chi era. E abbiamo dimenticato anche questo quando dimentichiamo il racconto delle storie. Ma poco male, i due dicono a Filemone e Bauci: tutti puniti tranne voi due, esprimete un desiderio, sarà accolto. Qui, quando esamino una situazione più intima, faccio partire il quiz e dico: bambini, chi indovina la risposta vince un mio libro. E sappiate che potete indovinare anche in gruppo, tipo se c'è un Federico qui in mezzo. Manca un Federico, ovviamo subito la mancanza di Federico in questo, in questa città. Andrea? Mamma mia, cioè, ma io vi voglio bene a Leone, però cioè, Andrea un Federico ci deve essere. Vabbè, Antonio. Si alza Antonio e dice: Antonio, per me il loro sogno, il loro desiderio è essere più ricchi. Vabbè, chi vorrebbe rispondere come Antonio? Allora iniziano a farsi i gruppetti. Come Antonio rispondono in 5, poi qualcun altro dice una casa più comoda, un letto più comodo, magari una lavatrice, che ne so. Qualcuno vuole, senza sapere, chiede i figli per Filemone e Bauci, qualcuno più nobile la pace nel mondo, cioè l'ira di Dio chiedono. Ma Filemone e Bauci dicono una cosa che dico qui, ma invito poi i genitori a riprendere. Non appena Zeus e Hermes chiedono qual è il loro più grande desiderio, Filemone e Bauci dicono immediatamente che il loro più grande desiderio è quello, chi lo sapeva? Un figlio. No. Vabbè, poi tornerò, ma non lo dite a quelli in altre classi. Dicono che il loro più grande desiderio, vai, ricostruire il villaggio.
No, no, non è ricostruire il villaggio. Intanto vi dico che questa storia è tratta dalle Metamorfosi di Ovidio, dopo la Bibbia, il libro più bello che sia stato scritto. Allora, Filemone e Bau ci dicono: sì, noi abbiamo un enorme desiderio, il più grande desiderio che ci possa essere. I due chiedono qual è, e loro due rispondono dicendo: quando arriverà il momento di morire, noi vorremmo morire nello stesso identico istante. Perché dice lei: io non potrei sopravvivere senza di lui, senza il mio amore. Dice lui: cosa sarebbe di me senza di lei? Anche Zeus e Hermes sono sorpresi, ma hanno dato una parola che verrà mantenuta, per cui dicono: va bene, così sarà. E vanno via scomparendo. Poi passa del tempo. Filemone e Bauci hanno la fortuna di invecchiare, i loro corpi diventano lenti, si piegano, i loro volti si riempiono di rughe e i capelli si fanno bianchi. Dopo molti anni, molti, a quella porta si sente bussare ed è lo stesso identico suono di quella volta. I due lo sentono. A passi stanchi vanno verso la porta, che come allora non è del tutto chiusa, è semiaperta. La spalancano, alzano lo sguardo e quando vedono chi è arrivato, capiscono che è arrivato anche il loro momento. Si guardano negli occhi e non entrano più dentro casa, ma escono fuori di casa, vanno in mezzo alla strada. Continuano a guardarsi e, arrivati nel mezzo della strada, iniziano a salutarsi. Ciao, ciao amore mio, grazie per tutta la bellezza che sei stata. Ma tu sei bellissima ancora oggi, dovresti vedere i tuoi occhi pieni di vita. Ma noi ci vedremo anche dopo, vero? Stanno morendo, ma l'unica cosa che sanno fare è dirsi parole d'amore fino alla fine. E mentre stanno scomparendo, accade qualcosa di incredibile. Iniziano a trasformarsi in alberi a partire dai loro piedi. Iniziano a trasformarsi in due alberi incrociati e intrecciati per i piedi. Loro lo vedono, vedono che la scorza sale, ma non gliene frega niente. Amore mio, mi hai commosso più della pioggia e tu più della neve. Amore mio, che bello andare in giro sulla spiaggia con te. E continuano a dirsi queste cose fino a quando la scorza non copre le loro bocche ed improvviso le loro braccia diventano rami sui quali con grandissima precisione e velocità gli uccelli prendono le misure per i loro nidi perfetti. Alla fine di questa storia di Filemone e Bau ci restano due alberi intrecciati per i piedi in una strada remota della Frigia. Che fortunato viaggiatore, e voi viaggerete più di noi montanari, andrete in giro, il fortunato viaggiatore potrà incontrare. Se dovesse capitare questo incontro straordinario, bisogna ricordarsi di quei due che aprirono la porta a quegli altri due. E dovranno ricordare che le storie hanno almeno due grandi segreti. Il primo segreto è: chi si racconta le storie costruisce dei legami, lo abbiamo detto all'inizio. Il secondo segreto è: chi si racconta le storie e mette in viaggio la parola cerca gli altri e quindi apre le porte agli altri. Quando andrete in quel luogo ad aprire le storie, voi vi educherete ad aprire le porte del mondo. E chi di voi viaggerà e troverà le porte aperte può stare sicurissimo di questo fatto. Dietro le porte aperte c'è sempre qualcuno che, raccontandosi le storie e costruendo legami, non ha paura di dire benvenuto a nessuno. Perché il senso della parola è dire: io sono qui, tu dove sei? Grazie.
Io vi ringrazio per tutto quello che è stato, per questo radunarsi pomeridiano, come in quel villaggio sudanese dove l'obiettivo è alzare un fuoco per dire al cielo che noi siamo qui e poi con le storie provare a dire al cielo che tutto può funzionare meglio di come funziona quando siamo soli e non ci ritroviamo. Per questo poi a volte i bambini che non alzano la mano dico: bambini, dobbiamo fare una rivoluzione gentile, che non si fa lanciandovi pietre per rompere i vetri alle scuole o prendendosi in modo aggressivo le cose, ma si fa portando la parola dove nessuno te la porta, perché la vera rivoluzione di questo tempo così frettoloso è portare una parola dove nessuno te la porta perché è chiuso nel suo isolamento. E a volte con i bambini la rivoluzione che noi proviamo a fare è proprio questa: andare a salvare i genitori dalla solitudine in cui si chiudono dentro le mura domestiche. Soltanto i bambini, che non sono il domani ma sono l'oggi, possono fare questa rivoluzione, ma la possono fare in due modi: una, alimentando da soli la propria curiosità, innamorandosi di un fiore mentre qualcuno gli sta dicendo muoviti che è tardi, e l'altra, spinto e provocato da qualcuno che gli dice: ma stasera, invece di vederci a televisione, di stare ognuno per i fatti suoi, ci vogliamo mettere a vedere un po' il cielo e a contare le stelle, la cosa più assurda di questo mondo. Eppure, forse in questo momento è la cosa più importante che ci possa essere. Cito Rodari per finire, e non tutto deve accadere dentro la scuola, perché quando mi chiamano a volte nei luoghi pensano che arrivi un salvatore, cioè qualcuno che fa i laboratori, fa divertire i bambini. No, c'è una scuola grande come il mondo, c'è una filastrocca, una poesia di Rodari che inizia così: c'è una scuola grande come il mondo, e questa poesia finisce dicendo: questa scuola è il mondo intero, la scuola è in mezzo alla strada, nelle case, dal fruttivendolo con i soldi di mamma in mano a portargli il resto, nelle cadute, cioè dove c'è l'aria aperta lì c'è una scuola che è molto più solida di queste mura che a volte cadono e fanno perdere i libri. Grazie di tutti. Quando sono qua già sta qui creatura, sennò mia moglie mi sfrega, va bene. E io ovviamente mi sfrego da solo, perché è il tempo più bello di tutti, anche quando ti fanno girare l'impossibile, però va bene. Arrivederci. Maria.